a uno dell'altra Italia che ha Natale da noi. Non è a saluto 25 dicembre, ma a che mezzo do 7 di dicembre o 6 gennaio. E che lo vicino, non so affetto a saluto di messa e serie, ma soprattutto di fritte, ci manderà pasta fatta, frutta di mare, vermicelli con capatone e tende altre cose ancora. E lo pranzo durano mediamente dalle 5 alle 6 ore, senza che ne poi panettone, pandore, cartellate e pesta a me. E per finire, frutta secca, che sì, tanto per sciacquarci la vacca da tutto il coso che abbiamo mangiato. Oh. E adesso facciamo un esempio di come comincia la giornata festiva di una famiglia pugliese tipo. Sveglia all'alba per sistemare la casa e apparecchiare la tavola. Sì, perché da noi in Puglia a tavola si apparecchia all'alba. E si comincia. Vedo mobili che si spostano da una venna all'altra, mura battute, divani che spariscono come cilindri fosche, come direbbero i londresi, gli abitanti di Londra in Inghilterra. Extreme makeover home edition, una cosa che mia madre lo solo mai fece in danno di Dio. Una cosa spettacolare. Una volta creato il vuoto dal nulla, vedi che a cammenzina da sei tavole, tavolene, siege, seggiatine, sediolo, un po' pacini. E tutto questo io non porti a noi, stai da tu sgabuzzei. A quando che è niente, sgabuzzei, tutta panna. Oh, oh, messa apposta la tavola, la stanza. Si comincia ad apparecchiare per un pranzo intimo, in famiglia, diciamo, no? O stretto o stretto. Sembra appena appena 30-40 invitati di una quindicina tra le porte, le più grandi e le più piccine. Una cosa che si tra due e una volta addobbata la tavola, si passa alla cucina. Ci ho passato da dentro una casa, tra la sette, da un condominio pugliese, una delle feste, alle 7 di mattina, sentite a due di sugo, frattura e gli altri a due che ti hanno un stomaco solo a sentire. E adesso passiamo al menù. Il menù prevede antipasti, tartine con tonno e maionese, prosciutto e maionese, caviale e maionese, maionese e maionese, poi caldi, broccoletti, carciofi, zucchine alla poverella e pulla non fritta in pastella. Va bene. Affettati vari. Poi funghi trifolati, cavoli a fiori, sottaceti e sott'olio e insalata di riso e di mare, addò tutto trovo fuori calanzala. Passiamo al primo. Lasagna. Lasagna. Ovvero 8 strati di pasta sfoglia. E ogni strato è farcito con mozzarella, prosciutto, carne macinata e ragù, messo uno sull'altro strato per strato. E alla fine tutto questo condito con 7 litri di besciamella che la tiene incollata meglio dell'attac. Che non sia mai poi se intollerante al lattosio. Sentite dei ciammen, cioè dai, intollerante a cercare. Mangi che quando amassi, tutto ma usano imbarazzi in brevose. Mangi che sono cospetti in casa, non vengono mai. Insomma, la fine, quando ti vieni in un piatto, ti vedi questo quadrato della segna, io ho 15 centimetri, che a mangiare lo si dà metto di valicato la vacca, o la si dà pastito, ci sono un passiamo al secondo. Salsiccia al forno con patate. Mia sorella, mia madre. Ma a me, vedi che la mia chiede Michele, Michele è uno dei miei fratelli, è vegetariano. Mia madre, c'è peccato, e non posso mangiare. Mia sorella, no, ma a me, lo vegetariano mangia le verdure. Mia madre, e va, questo è un braccialone che lo peppa si deve fare, è la cazzo. Mia sorella, che la senta facendo. Ma a me venga stai pur Pinuccio, un figlio di Titin, l'altra mia sorella, che è vegano. Mia madre, no, c'è altro che è mia madre, e c'è altra malata, e è chiesto. Mia sorella, no, ma a me non è una malata,
la vegana non mangia un letto, fermeggia è tutto lo derivato. Mia madre, non c'è la mafia di un letto, la fermeggia, sta intendo una cosa da mangiare. Se mangiano la segna la salsiccia, sei buono. Tutto questo naturalmente è servito in porzioni tipo che una sola porzione basterebbe per fare. Ecco l'ospite. Da noi in Puglia l'ospite si presenta sempre con vino, liquore, pasticceria e se la nonna è ancora viva una stella di Natale pure lì. Oh, naturalmente i pranzi e le cene di Natale si consumano nel frastuono o caos più totale del tipo, per esempio, no? Papà, pessimo lei! Tenete, non ecco, il nipote alla nonna. Nonna, Mimmo mi ha rubato la Coca-Cola. Una sorella all'altra, da un capo all'altro della tavola. Sì, va bene, sì, poi te lo dico su WhatsApp. Oh, una volta che ci si è riempiti e saziati tanti da non potersi alzare neanche la tavola, dalla tavola, vedi gli uomini che arrancando e mezzo ubriati passano dalle sedie della tavola a qualche poltrone di fortuna. Qualche io non si scende pure sopra la seggia all'hotel della nonna, che il mio fratello l'hanno portato lì e tumbato usciuto di com'è. Si comincia lo sparecchiamento della tavola. Tutto insieme, tra mia madre e la femmina di casa, in da 3 minuti e mezzo sparisce tutto dalla terra. Si scopre gli altri e si prepara tutto che c'è. Cosa che neanche un mago sarebbe capace di fare. Quindi tutte e queste madre ti sente dice, beh, a ma femmo c'è da tombola. Tombola, la tombola. La tombola è un terrore per i ragazzi più grandi e gli uomini che vorrebbero sparire per andarsi a riposare. È un divertimento per bambini, nonni e anziani. E mentre i più giovani riescono a sparire con scuse varie, gli uomini purtroppo, costretti dalle mogli, loro malgrado, siedono a tavola per giocare. Giocare, boh. Per modo di legge, perché stanno lì annoiati e sbadigliando ad ogni numero che esce. A differenza dei mariti, però, le mogli colgono quella occasione sperando di potersi arricchire con il gioco della tombola. Perché la donna è più avida degli uomini, diciamo la verità. E comprano dalle 10 alle 15 cartelle a testa, a differenza dei mariti che di cartella ne comprano solo una, diciamo, giusto per. E mentre la donna sembra che abbia 4 occhi, per la fine, 4 occhi, 2 puntati sulle cartelle che girano vorticosamente cercando i numeri che escono, sembrano gli occhi di un camaleonte che vedono anche le loro spalle. Un altro occhio è sul bambino che ha in braccio e l'altro è puntato sulla cartella del marito che assonnato e mezzo ubriaco non sente neanche i numeri che escono. E così appena chiamano un numero i primi 2 occhi cominciano a girare sulle sue 15 cartelle. Dopodiché, non trovando niente, si sposta sul 4° occhio puntato sulla cartella del marito che, distratto, non si accorge di averne 4 di quei numeri, che una cartella sta in questo. E si sente arrivare una gomitata nello stomaco, quasi da fargli rimettere tutto quello che ha mangiato. Ehi, mite, deca, e tutto questo mentre col 3° occhio bada al bambino che ha in braccio. Le frasi tipiche che si possono dire durante questo gioco sono ambo dopo il primo numero estratto. Ambo! Ehi! Risponde il tomboliere. Caracusi è un primo numero che va su. C'è il numero va su. Il 15 dice il tomboliere. Risponde là. Io ne 5, sono 2, no! Dopo 2 minuti un altro. Ma scusa! O 25, 56, 72, 49, o 36, andassero. Un altro, aspetta, mancato tutto lo scorso mandarino, chiama lei tutto il nome. E poi ad ogni numero una risposta. 16, un gol. 90, la pagola. 33, l'anno di Cristo. 34, la capa. 69, come volte con la gente. L'anno di Zicalmel 73, chi non mi ricordo meno quando è indietro, meglio di quello di l'anno di Zicalmel 73. E poi ancora un altro,
Ma è che aspetto 40 da mezz'ora, subito esce 40 un tombo la credenza. E così si finisce la tombolata e si passa la pausa per dolci, caffè e ammazza caffè. Un'altra e mezzo. Non commentiamo il gioco del cucù per rispetto a chi fa amici che stanno a letto, eh? Che nasce frate so che non si parla dal mai cinghiere. Perciò diciamo la verità, in da tutto fa amici che sta in questa situazione, nessuno può dire no, 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 in da casa maestri cosa non si c'è. Adoscia. Verso le 8:30, stanchi e soddisfatti del gioco e delle discussioni, ricomincia la litania. Beh, c'è ma fe? A ma mette te? Vedemci le cava avanzate e mangiare. No, lo spanco anche io. E ancora gli adeggiare che sono mangiati io. Passetto giusto che fanno con bagnetto. Il bagnetto. E poi si fregano a me sana sana. E si mangia ancora per qualche discussione, litigata, qualche vecchia ruggine che viene fuori e fesserie varie. Alla fine, spartizione di cibo avanzato in contenitori di plastica e ognuno ha le proprie case. Oh. Ora, come glielo spieghiamo a uno del nord, a uno dell'altra Italia, che tutto questo fa parte del nostro bagaglio culturale che dobbiamo tutelare, perché nonostante i pensieri, le disgrazie, le mancanze, le chite molte che stanno da tutte le famiglie, ma ti dice a fare festa, a mangiare pure la salute che non ha, è tutto perso in grazia di Dio.